Giusto il tempo di riposarsi un po' e rimettere a posto la barca, e il 15 ottobre Susanna e Penelope sono di nuovo sulla linea di partenza. Ora devono affrontare le 3.100 miglia della seconda tappa, che si concluderà a Salvador de Bahia, in Brasile. Durante le procedure di partenza, Susanna scopre che il pilota automatico ha dei problemi, ma decide ugualmente di prendere il via. Però subito alle procedure io ho capito che avevo un problema al pilota. E quindi la scelta giusta sarebbe stata quella di tornare in porto, no? Ero ancora lì a poche centinaia di metri, sarebbe bastato chiamare un tender e rientrare. Non ho voluto farlo perché tanto non sarei riuscito a far nulla a Madeira, non c'erano tecnici, non c'era nessuno, quindi non avrei potuto migliorare la situazione, e in più io ho questo limite che tornare indietro, fermarmi, mi fa più paura che tenere duro, andare avanti. Il pilota automatico principale si rompe quando Susanne transita alle Canarie. Andavo avanti con un pilota elettrico che assolutamente non mi permetteva di andare correttamente invelata, ero sempre ovviamente sotto invelata, eccetera. Quindi lì è stata dura perché il mio umore ha subito un duro colpo, nel senso che essere fuori competizione quando ancora non hai cominciato e soprattutto quando vedi che stai andando bene è proprio dura. Dopo è stato peggio. Incazzatura bestiale per il fatto che praticamente sono in trasferimento e la mia regata. Il pilota d'emergenza elettrico l'abbandona definitivamente dopo 8 giorni di navigazione all'altezza di Capo Verde, quando all'arrivo mancano circa 2000 miglia. Mi trovavo poco dopo Capo Verde, quindi il giorno dopo essere uscito dall'arcipelago di Capo Verde, dove abbiamo preso questa brutta burrasca con venti davvero forti e mare, eccetera, quindi e pioggia, chi più ne ha più ne metta. E il secondo pilota appunto si è rotto e io ho pensato, beh, manca ancora troppo per non avere, insomma, non sapevo bene come affrontare la situazione. Da ieri sono fuori regata per il fottuto pilota. Gli organizzatori della regata suggeriscono a Susanne di ritirarsi, di provare a raggiungere Capo Verde o la costa africana, ma lei, ancora una volta, sceglie di non tornare indietro. È stata, come si dice, una scelta obbligata. Io non avevo assolutamente il budget per rientrare da qualunque altro posto che non fosse Salvador de Bahia, dove avevo il cargo di ritorno, eccetera. Non ho mai preso in considerazione appunto l'idea di abbandonare la barca, perché era la mia barca, assolutamente, era la mia, anche il posto più sicuro dove potevo stare in mezzo all'oceano, quindi assolutamente no. E finché avevo energie, acqua e cibo, io pensavo di continuare, ecco, fino all'obiettivo che era Salvador de Bahia. E mi sono accorta pian piano, con le ore che passavano, che era un'impresa abbastanza ardua perché mancava ancora tutto l'oceano, quindi in bolina legavo il timone, che però durava di solito abbastanza pochi minuti perché c'era molto mare molto formato abbiamo preso in questa edizione, quindi la barca andava dritta un po' e poi basta. In realtà in condizioni di vento forte con la tormentina, Penelope bella bilanciata avanzava.